festa nello sport, a ottobre la visita per il riconoscimento di città europea dello sport e si sogna il Giro d'Italia. Picchette e volantinaggio della CISL fuori dall'eremo di Miazzina, si protesta contro l'organizzazione dei turni di lavoro. Gestione illecita di rifiuti, la forestale a Casale denuncia tre persone, rappresentanti legali di due ditte e il direttore lavori. Al via il cantiere che porterà alla realizzazione della nuova rete fognaria nel rione Badulerio a Domodossola. Sabato cena evento al Majestic con Franco Ruggero e Davide Terranova per parlare dei cibi che fanno bene al cuore. Basketando questa sera alla Ford, ospiti Simoncelli, Fabri, Marinello e Guerra per parlare di Paffoni, Vinaville, di casa, poli opposti. Ben ritrovati con l'informazione di Viceo Notizie. Allora, in apertura parliamo subito di quello che è il progetto meniese di investire nello sport. A giorni arriverà in città la commissione che dovrà occuparsi di vagliare la candidatura di Omegna città europea dello sport. Intanto l'amministrazione tratta per avere l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia in città. Dopo gli incontri con le società sportive cittadine la scorsa settimana entra nel vivo il progetto Omegna città europea dello sport. A metà ottobre arriverà nel capoluogo cusiano la commissione giudicatrice, formata da 5 persone di varie nazionalità, che dovrà verificare se esistano i requisiti per l'attribuzione del prestigioso riconoscimento per il 2018. La giuria, spiega l'assessore Francesco Perrone, visiterà le strutture sportive e poi si terrà una specie di assemblea a cui parteciperanno le società sportive del nostro comune. Noi contiamo che possa arrivare il via libera, perché questo riconoscimento sarebbe un giusto premio per la nostra città. Parallelamente si lavora alacremente per portare Omegna al Giro d'Italia. Per il 2018 c'è la volontà di organizzare una tappa del Giro femminile. Ci sono ottime possibilità che questo possa avvenire, ammette lo stesso Perrone, anche perché abbiamo avuto già diversi contatti con il comitato organizzatore. Ma il vero sogno è ospitare il Giro d'Italia maschile nel 2019. L'investimento in questo caso sarebbe importante, ma confermo che è più di una semplice idea. Stiamo cercando di mettere in piedi un pool di sponsor che possano coprire i costi di un evento che ha una cassa di risonanza su scala mondiale. A me piacerebbe una bella cronoscalata Omegna Mottarone. Sarebbe una cartolina straordinaria per il nostro territorio, conclude l'assessore allo sport. Dello stato di agitazione del personale dell'eremo di Miazzina vi abbiamo già raccontato, anche dell'incontro avuto nei giorni scorsi con il prefetto, e allora era già preannunciato per oggi un picchetto e volantinaggio fuori dai cancelli dell'eremo a Miazzina, e giovedì mattina dalle 10 alle 12 si replica davanti all'istituto Garofalo a Gravellona. Sentiamo i motivi di questa protesta. Questa mobilitazione che noi oggi abbiamo iniziato già da ieri, ma che oggi ha portato ad avere questo picchetto e questo volantinaggio, è proprio per rivendicare i diritti di questi lavoratori. Lavoratori che tutti i giorni si prestano con dedizione al lavoro di questa struttura e che prestano la loro assistenza a questi pazienti. Chiedono soltanto che sia possibile una crescita professionale per quanto riguarda gli infermieri, un turno e una programmazione di lavoro migliore per gli ausiliari che non gli impediscono di stare con le loro famiglie, anche perché loro lavorano 5 giorni, 6 giorni alla settimana con turni spezzati che non gli permettono sicuramente un riposo psicofisico. Magari l'assunzione di qualche OS che manca tantissimo come figura in questa azienda. Quindi quello che chiediamo e auspichiamo è un miglioramento della situazione lavorativa di questi lavoratori dell'eremo di Miazzina. Gestione illecita dei rifiuti, 3 persone denunciate nell'accusio. Maria Elisa Gualandres. La stazione forestale di Omegna ha effettuato un controllo sul cantiere edile per la costruzione di una struttura commerciale nel comune di Casale Cortecerro. I lavori consistono nell'abbattimento di un edificio industriale. Il nuovo immobile sarà diviso in 2 negozi. Le opere sono state progettate in base a una convenzione con il comune di Casale Cortecerro, che prevede per il committente l'onere di realizzare un parcheggio pubblico insieme all'edificio commerciale. Dai controlli dei forestali è emerso che i rifiuti derivanti dalla demolizione della ex fabbrica, anziché essere smaltiti in discarica in un centro di recupero autorizzato, sono stati intombati nel terreno adiacente dove dovrà essere poi realizzato il parcheggio. Al momento del controllo erano infatti in corso le operazioni di copertura delle macerie attraverso lo spargimento di terra. I rappresentanti legali dell'impresa committente, della ditta esecutrice dei lavori, il direttore dei lavori, sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti. Dovranno anche rimuovere le macerie e smaltirle entro 30 giorni in un impianto autorizzato.
Due sono invece le denunce scattate nei confronti di altrettanti ragazzi sorpresi alla stazione di Fondotoce con vernici e pennelli. Imbrattavano i muri della stazione di Fondotoce con bombolette spray, graffittari denunciati dalla polizia. Sabato sera, intorno alle 21, la pattuglia della Volante del dirigente Giuliano Ciraldo ha ricevuto una segnalazione ed è arrivata sul posto, dove hanno sorpreso 7 ragazzi che stavano facendo delle scritte con vernice e pennarelli. Sono stati identificati tutti e la denuncia è scattata per i due che materialmente avevano le bombolette sequestrate. Sono un 26enne di Strese e un 18enne di Verbania. Il reato di cui dovranno rispondere a imbrattamento. Lo stesso reato è stato contestato insieme a quello di furto aggravato intorno alle 3 della stessa notte a un 17enne di origine ucraina che, completamente ubriaco, ha preso due estintori da un condominio di via De Boni, se ne ha scaricato il contenuto in strada e sulla vetrina del locale Speedy Pizza. Per lui è scattata anche la sanzione per ubriachezza molesta. Alle 5 di domenica mattina, infine, la Volante è intervenuta per un incidente alla rotonda di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco. Un altro ucraino, neopatentato, ha imboccato la rotatoria senza dare la precedenza a un'altra auto, contro la quale è finito. Fortunatamente nessun ferito grave, ma il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso di 1,5 grammi per litro, 3 volte il limite consentito dalla legge. Ora invece parliamo di quello che è il mondo del frontalierato. Il tema è stato al centro della riunione del Comitato Sindacale Interregionale Ticino Lombardia Piemonte, che si è riunito a Gravellona Toce, un sindacato che rappresenta davvero molte persone nell'area transfrontaliera, e i problemi sul tappeto sono ancora tanti, da quello forse più annoso relativo all'accordo fra Italia e Svizzera, l'accordo sindacale che ancora è aperto a distanza di anni di discussione. Poi c'è in ballo anche lo statuto dei lavoratori frontalieri, che sarebbe un importante riconoscimento per questi lavoratori, e poi c'è anche la questione aperta di 200 ex frontalieri del Verbano Cusio-Ossola. Questo è il dato locale, ma ovviamente ce ne sono altri anche nelle altre regioni, che negli anni passati sono stati interessati da una vicenda. L'INPS ha indebitamente corrisposto loro delle somme che adesso vengono chieste in restituzione a questi lavoratori. Allora, l'INPS si sta adoperando per risolvere questi problemi. Sentiamo l'intervista di Vincenzo Amato. Tornano sul tappeto i problemi dei frontalieri, però questa volta ci sono anche delle novità. Si parla anche di uno statuto dei lavoratori frontalieri, ma intanto dobbiamo registrare anche altri eventi. Sì, si parla concretamente di un documento che CGL e CISL UIL hanno presentato alla Presidenza del Consiglio, dove si ipotizza una sorta di forma di statuto dei lavoratori frontalieri. Noi ovviamente su questo siamo assolutamente d'accordo, non soltanto siamo d'accordo, ma ci impegneremo nei prossimi giorni a elaborare un documento di sostegno a questa ipotesi di lavoro, e soprattutto ci impegniamo affinché ovviamente poi, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda questo territorio, si creino le condizioni perché poi questi ordini del giorno vengano sostenuti e si veda di far di tutto per portarli a buon termine. E noi, oltre allo statuto dei frontalieri, abbiamo aperto una serie di questioni in alcuni casi molto rilevanti, penso ad esempio alla definizione e alla ratifica eventuale del trattato fiscale tra Italia e Svizzera, che è un elemento giustamente di forte preoccupazione tra i frontalieri. Come CSIR abbiamo chiesto che quel trattato venga radicalmente cambiato nei suoi contenuti. In che termini soprattutto? Che cosa vorreste vedere cambiato voi? Aspetti dal punto di vista della gradualità, dal punto di vista della franchigia, dal punto di vista dei carichi familiari, che secondo noi devono essere modificati. C'è un altro aspetto che è contingente, quello dei lavoratori che sono rimasti dei disoccupati, frontalieri disoccupati. Nel VCO abbiamo circa 200. Ecco, per loro che prospettive ci sono? Io devo dire che questa sede dell'INPS sta lavorando alacremente, e dal punto di vista dell'assistenza ai frontalieri siamo certamente una delle province all'avanguardia in merito, in particolare dell'Istituto e dei suoi professionisti. Credo che questa questione verrà sollevata immediatamente e si troveranno in tempi più brevi possibili la possibilità appunto di liquidare anche questo. E allora la pagina politico-amministrativa che ci porta a Villa d'Ossola, dove ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale. Fra gli altri argomenti discussi, anche quello relativo al futuro della polizia locale.
Adesso è ufficiale, i vigili di Villa d'Ossola dicono addio all'Unione Montana, dove facevano parte della polizia unica creata 2 anni fa con altri comuni, alcuni dei quali, Premosello, Vogogna e Ornavasso, se ne erano già andati mesi fa. Uno smembramento che conferma la difficoltà delle unioni nate per la gestione associata di alcune funzioni. Lunedì sera il Consiglio Comunale di Villa d'Ossola, con il sì della maggioranza e l'astensione della minoranza, ha detto addio all'esperienza della Polizia Unica nell'Unione Montana. Adesso i vigili di Villa d'Ossola faranno servizio solo nel territorio comunale. Una scelta fatta con serenità. Villa ha impegnato delle risorse nell'Unione per il bene della comunità, un ruolo di supplenza necessario a mettere in atto delle sinergie per il bene comune, ha detto il capogruppo di maggioranza Carlo Squizzi. Molto critica la minoranza. Per il capogruppo Bruno Toscani, il primo campanello di allarme sul fallimento della gestione unica all'Unione era la decisione di Domodossola e Crevola d'Ossola di non entrare nella polizia. Voi avete fatto ugualmente delle spese, armando i vigili, comprando divise e i chiacchierati autovelox oggi oggetto di ricorsi. Toscani ha criticato il sindaco. Possibile che tu non sapessi che Ornavasso, il comune del tuo vicepresidente, se ne sarebbe andato dal corpo di polizia e altrettanto avrebbe fatto quello di Vogogna dove amministra il tuo parlamentare? Hai sacrificato il servizio di polizia Villa d'Ossola che è inesistente. I vigili sono pressoché introvabili, anche perché hai permesso delle mobilità che hanno ridotto il personale. Il sindaco Marzio Bartolucci ha annunciato il potenziamento del corpo di polizia con una nuova unità. Ha rimarcato le criticità e le positività nell'impegno dei vigili dell'Unione. Sul ridimensionamento dei vigili a Villa d'Ossola, Bartolucci ha ricordato che in questi anni il personale comunale ha perso 18 unità. Un'operazione di riduzione della spesa, ha detto il sindaco, necessaria a far quadrare il bilancio, pur nella consapevolezza che avremmo smontato il servizio dei vigili riducendolo sole 3 unità. Il Consiglio ha anche votato, astenuta ancora l'opposizione, l'atto di indirizzo per dare mandato al sindaco a seguire lo sviluppo delle piste ciclabili in città e garantirne anche la manutenzione. L'assessore Fausto Piolanti ha confermato che le piste a Villa sono state ultimate e che ora occorre collegarle, visto che corrono lungo il Toce, alla città e ai quartieri, mentre vanno trovate soluzioni per la loro gestione e manutenzione. Era attesa da anni e sta finalmente arrivando. Parliamo di quella rete, di quella parte di fognatura che ancora manca nel popoloso quartiere del rione Badulerio a Domodossola. Come annunciato nel corso di una pubblica assemblea tenutasi di recente al Badulerio per l'insediamento della consulta di quartiere, partono finalmente i lavori per quel tratto di fognatura mancante. L'intervento è stato programmato da Idrablu, la società a capitale pubblico che gestisce il ciclo integrato in città. Lavori per 105.000 euro che l'amministrazione comunale aveva sollecitato per poter così completare la rete nel quartiere est della città. Infatti il Badulerio era già servito da 2 rami di fognatura che collegava alcune parti del rione. Adesso con questo terzo tratto si arriva a completare l'intervento. I lavori sono stati consegnati la scorsa settimana. Ed ora invece parliamo di una donazione che è avvenuta ieri in ex partigiano cusiano, un volto molto noto, Renato Patera, ha deciso di donare i proventi del suo libro, circa 1.000 euro, all'Associazione Volontari del Soccorso di Omegna. 1.000 euro, un assegno che Renato Patera, lo sappiamo tutti, ex partigiano, autore anche di libri dedicati in modo particolare ai giovani affinché i giovani possano ricordare che cosa è stata la lotta partigiana, e ha voluto dare questo ricavato di questo libro ai volontari del soccorso di Omegna. Questa donazione è di 1.000 euro ai volontari del soccorso, perché ritengo che sia un'associazione che meriti tutta l'attenzione di tutti noi, e poi anche perché per il sociale non bastano solo parole e bla bla, nel sociale ci vogliono atti concreti, diciamo. Per voi è un gesto, piccolo gesto, ma significativo, insomma. È un grande gesto, specialmente dal signor Renato, con la, che
che mi ha fatto ricordare la mia mamma, che era partigiana anche lei. Grazie mille e speriamo di essere sempre all'altezza di quello che lei ha proposto. Presidente, Renato Potere diceva che essere partigiani oggi o fare solidarietà non bastano le parole, anzi i gesti concreti. Anche questo è un modo forse per ricordare e rinnovare i valori della Resistenza. Sì, i partigiani sono sempre stati persone concrete innanzitutto, sia allora che adesso. E abbiamo molto apprezzato la proposta che ci ha fatto quando abbiamo realizzato il libro che noi abbiamo pubblicato, di devolvere gli utili della pubblicazione agli volontari del soccorso, che sono una realtà del volontariato importantissima per la nostra città, e quindi un gesto concreto e importante che testimonia la concretezza e l'attenzione verso il sociale che i partigiani e il movimento partigiano ha sempre avuto. Mai come in questi ultimi anni abbiamo imparato che per preservare il nostro corpo da alcune patologie occorre mangiare bene. Ebbene, sabato sera al Grand Hotel Majestic di Pallanza, una serata evento promossa dagli amici dell'oncologia per parlare di che cosa? Dei cibi che fanno bene al cuore. Per il 30 settembre al Majestic l'Associazione Amici del Cuore propone un evento a base di cucina ma anche di informazione, perché la migliore prevenzione comincia dalla tavola. Assolutamente sì, l'occasione è data dalla Giornata Mondiale del Cuore e si rifà a quello che è uno degli scopi dell'Associazione Amici del Cuore, lo stile di vita più corretto possibile, che parte dalle nostre abitudini alimentari, da qualche piccolo errore dietetico che noi compiamo giornalmente e che può essere occasione non di una lezione accademica ma di una riflessione conviviale. Lo chef Franco Ruggero, ormai famoso in tutta Italia, perché porta una cucina che fa bene al cuore? Quali sono i suoi segreti? I segreti, diciamo, sono quelli che si basano sulla consapevolezza del cibo sano, ma soprattutto dei sistemi di cottura e degli ingredienti sani, ovvero togliere il sale, ora non mi dilungo, però sono quelle piccole cose che fanno sì che uno possa alimentarsi bene e sano, non incorrere in malattie cardiovascolari. Quindi insomma si può mangiare bene, con gusto e anche non danneggiare la salute. Assolutamente, c'è questo pregiudizio che mangiare sano significa mangiare poco ma non introdurre nessun grasso, e invece mangiare sano si possono introdurre grassi saturi, insaturi e quant'altro, l'importante è farlo con testa. Lei all'Hotel Majestic preparerà una cena dal primo al secondo, poi ci saranno altri chef, e ci può anticipare i piatti, quali saranno? Ma certo, ben volentieri. Allora, il primo piatto sarà un fusillo di pasta integrale e con crema di zucca e rapa rossa. Il pasto verrà aperto dalla cardioinsalata, che non è altro che un'insalata mista, con frutta secca per apportare già all'inizio del pasto omega 3 e frutta fresca. Abbiamo voluto dare una ventata di freschezza all'apertura del pasto. Il secondo piatto è la nostra specialità, il pollo con senape e miele, massaggiato con senape e miele, cotto a bassa temperatura, accompagnato da un tortino di cereali e legumi. Tutto ha un senso, ovviamente il dottor Terranova, che assieme a me è l'ideatore di Cardio Chef, durante la cena spiegherà passo passo il perché di quei piatti. E noi invece parliamo di un altro evento che si terrà giovedì mattina a Verbania, si parlerà della riforma che sta investendo il terzo settore, un incontro promosso dalla Fondazione Comunitaria e dal CST. Un importante appuntamento per il mondo del no profit il 28 di settembre al Teatro Maggiore di Verbania a partire dalle 10. Di che cosa si tratta?
Sì, parleremo di riforma del terzo settore, il decreto 106 del 2016 ha introdotto delle importantissime novità per tutte le organizzazioni senza finalità di lucro, per questo Fondazione Comunitaria del VCO in collaborazione col CST ha deciso di dedicare una giornata di formazione, un incontro dedicato in primis a tutti gli enti del terzo settore ma anche ai professionisti che avranno modo di confrontarsi con questa riforma, quindi i commercialisti del territorio eccetera. Ci saranno dei relatori? Esattamente, Carlo Mazzini, un esperto fiscalista per gli enti del terzo settore, collabora da 12 anni con il Sole 24 Ore, è un profilo riconosciuto a livello nazionale, quindi siamo molto onorati di averlo sul nostro territorio ed è un'occasione importantissima per tutti gli enti del territorio. Si comincia alle 10, c'è bisogno di una preiscrizione o basta presentarsi? Abbiamo aperto un modulo di iscrizione sul sito della Fondazione, quindi invitiamo le organizzazioni ad accedere al nostro sito e a compilare il format. Questo sarà però solo il primo di una serie di momenti di incontro. Esattamente, abbiamo previsto un calendario più nutrito, questo è il primo di 3 appuntamenti, il secondo riguarderà il tema dei lasciti testamentari, questa volta il relatore sarà un esperto fundraiser, anche questo riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, il dottor Stefano Malfatti, mentre l'ultimo appuntamento sarà dedicato alla tecnologia, alla trasformazione digitale che sta interessando in maniera importante anche il nostro settore con TechSoup. Ora invece è tempo di parlare di sport, in apertura il basket alle 21, ritorna l'appuntamento con Basketando, allora Daniele Piovera ci svela ospiti e contenuti. Nuovo appuntamento con Basketando, il secondo della stagione, qui alla Ford a Verbania Fondotoce, insieme a noi per la prima volta il nuovo coach della Vina Vici Pir Domodossola, coach Fabri, ciao coach. Buonasera a tutti, salve. Quanto ti piace stare da 1 a 10 a Domodossola dopo questi 10. 2 mesi, bilancio positivo? Bilancio più che positivo. Insomma, ti chiedono di tornare in Serie B? No, ma non sono venuto qui per questo fondamentalmente. No, sei venuto? Sono venuto qui per avevo capito non solo. No, sono venuto qui per questo. Ecco, insieme al coach, al responsabile della comunicazione Michele Marinello, ciao Michele. Ciao a tutti, grazie di averci invitato. Non ci si può nascondere, no? Lo diremo poi, però è così. Ci proviamo. Crocetta, l'avversario più importante. Tra l'altro avete messo un nuovo giocatore, lo ufficializzerete a poco, già si sta allenando, no? Fornara. Sì, Federico Fornara, classe 97, proveniente dalla C Lombarda, è un ragazzo interessante che sta provando con noi e che probabilmente verrà tesserato. Parleremo della Vina Vici Pir, parleremo anche della di casa Poli Opposti, che è stata presentata sabato all'interno della festa del Balafest. Obiettivo playoff, possiamo dirlo? Obiettivo playoff, quello sicuramente. Obiettivo chiaro anche per la Paffoni, quello di vincere, il campionato parte sabato con subito il derby al Palaiolo contro la Mammi, Alex. Sì, ciao a tutti, niente, abbiamo la prima partita, non vediamo l'ora di iniziare questo campionato, siamo molto carichi e cercheremo di partire col piede giusto. Di questo e molto altro parleremo qui a Basketando. Non perdetevi l'evento, noi ora invece parliamo di calcio con la presentazione del settore giovanile della Juve Domo. Abbiamo un bellissimo settore giovanile composto da una serie di ragazzi di tutte le età che sono dei bellissimi bambini, dei bellissimi ragazzi e sono dei grandi sportivi. Anche quest'anno c'è sempre la collaborazione con Milan Academy. Ancora per 2 anni, già l'anno scorso l'abbiamo fatta, ancora per 2 anni è una buona collaborazione perché ovviamente loro hanno capacità organizzative e tecniche diverse dalle nostre e quindi c'è solo da imparare. Per quanto riguarda invece il campo di Cosasca dove giocano i settori giovanili, si parlava del sintetico. Il comune di Trontano ci ha dato questo campo per 6 anni. Ovviamente come avete potuto sentire per fare un campo sintetico ci vogliono un sacco di soldi e quindi per poter spendere questi soldi è necessario che si abbia una programmazione e la programmazione per un sintetico, per realizzare un sintetico non può essere che ventennale, quindi chi ha orecchie per sentirci ci senta, noi siamo disponibili ma ovviamente non possiamo spendere dei soldi per non avere poi la possibilità di giocarli, di giocare nel campo realizzato. Anche quest'anno la Juve Domo collabora con la scuola calcio del Milan.
Sì, siamo all'inizio di questa seconda stagione di collaborazione tra Scuola Calcio Milan e Juve Domo. Il progetto è un progetto ambizioso che pone al suo centro quello di far crescere i bambini, quindi ha come intenzionalità la crescita del bambino, e quindi attraverso dalla crescita del bambino passiamo poi alla crescita degli allenatori, della società che hanno direttamente a che fare con i bambini quotidianamente. Quindi obiettivo della Milan Academy è quello di aiutare Juve Domo nel suo percorso di crescita che porta poi alla crescita dei bambini. È tutto notizie.info invece, l'indirizzo del nostro sito internet per gli aggiornamenti. Grazie per averci scelto, buon proseguimento.